Ciao a tutti, ecco un nuovo video tutorial su Elden Ring. Questa volta però su dove trovare la zanna del dimire, un'arma che secondo me è molto forte e vi consiglio di prendere anche subito a inizio gioco. Vi consiglio di iscrivervi al mio canale se volete supportarmi e per altri video tutorial come questi e iniziamo. Allora, per ottenere la zanna del dimire, un'arma molto forte in PvP ma anche in PvE, partiamo dalla chiesa di Elle. Possiamo partire da qua. Usciamo e andiamo verso questa strada fino ad arrivare alle rovine marittime. Quindi andiamo per di qua, seguiamo questo sentiero. Prendiamo il cavallo. Ora l'ho tolto, lo equipaggio. Ok. Andiamo. Andiamo di qui. Qua scendiamo da qui. Ok. Scendiamo. Andiamo a mappa sempre per vedere se andiamo giusti. Ok, andiamo per di qua. Di qui prendete. State sempre sul bordo, così almeno sapete dove andare. Qua ci sarà un falò. Quindi accendetelo e siamo arrivati. Le rovine marittime. Noi però dobbiamo arrivare qua. Alle galere eterne del dimire Alacre. Quindi andiamo verso sinistra ora. Non molto, ci giriamo di 45 gradi verso sinistra e andiamo per di qua. Ci congiungeremo a questo sentiero, questa baita qua. Qua ci sarà un sentiero. Ok. E anche un mercante. Qui dovrebbe esserci. Eccola. Il luogo della grazia. Accendetelo. E poi seguiamo questo sentiero. Andiamo per di qua e saliamo su di qui. Qua, arrivati qua, qua c'è la statua di Marika, attivatela. Arrivati qua, scendete dal cavallo e da qui ci sarà, vi chiederà di entrare a combattere il limiere, lo uccidete e vi darà la sua arma, la zanna del limiere. Attenti perché è abbastanza forte, a inizio gioco è abbastanza forte. Poi se volete ucciderlo con più facilità andate e proseguite attraverso il gioco che vi sarà più facile. Ok, una volta ottenute, divertitevi. Ciao!